Per capire bene che cos'è la Calabria si potrebbero usare le poche parole che ha detto Repaci sulla sua terra. Lui ha detto: essere nato in Calabria costituisce per me un privilegio. Come artista e come uomo debbo il meglio di me alla culla. Calabria per me vuol dire imperativo e categoria morale prima che espressione geografica. Calabrese, nella sua migliore accezione metaforica, vuol dire rupe, cioè carattere. È la torre che non crolla già mai la cima per soffiarle i venti. Ma Africo è per me il centro del mondo, dove è nato tutto, è nata la civiltà greca, è nato, come dire, un'idea di civiltà, no? Che ha bisogno di una strada per affermarsi. La terra in cui io orgogliosamente scelto di rimanere, perché ho messo sui due piatti della bilancia le negatività che pure ha, la 'ndrangheta su tutto, ma anche le tante positività che qui resistono e che altrove sono estinte in via di estinzione: l'accoglienza, il senso di famiglia, l'allegria, la gioia di vivere, ecco, unita alla bellezza dei luoghi che meriterebbe un turismo che non attecchisce, non arriva perché si è massacrata e l'opinione corrente che qui sia pericoloso metterci in piedi. Ho mantenuto sempre questo collegamento con la Calabria e nel mio piccolo ho tentato di dare un contributo perché la Calabria uscisse fuori dalle sue problematiche. È una terra sicuramente piena di problemi, ma anche piena di bellezze, anche piena di forze, che ha il diritto di rivendicare il proprio diritto a una vita normale. Nella nostra cultura, nelle nostre radici, nella enogastronomia, nella nostra storia, ma nell'umanità che è contenuta nei nostri borghi, nelle nostre comunità, c'è il seme per un futuro migliore, che sia un futuro accogliente, che sia un futuro di speranza per i nostri ragazzi, per tutti quelli che ci credono, che hanno deciso di investire, magari di sacrificare il beneficio immediato a fronte del beneficio collettivo per le nuove generazioni.